Perseo, di Benvenuto Cellini, è stato tanti anni lì. Ora l'hanno levato perché se no si sciupa per via dei piccioni. Siamo in Piazza della Signoria, per me è una delle piazze più belle del mondo, perché sarà perché sono nato a Firenze, qui in Riva all'Arno, ritengo di dire così. Palazzo Vecchio, l'architetto Arnolfo Di Cambio, il campanile non ha fondamenta, è del 1300, è stata la seconda abitazione dei Medici. Questa è la loggia della Signoria, o loggia dei Lanzi, un po' spoglia perché manca il famoso Perseo, era là in quell'angolo. Per me manca un pezzo di Firenze. È una parte di noi stessi. Io sento personalmente che manca un pezzo di storia. Un grosso vuoto per un insieme di cose, sia per volume che per occhio che per affetto. L'hanno portato interno. Il restauratore è un tecnico, uno specialista che sa fare un mestiere, sa usare gli strumenti, sa usare i materiali che impiega, li conosce, eccetera. E la parte artistica è, diciamo, molto ridotta, in questo senso. È chiaro che sensibilità per l'arte ci vuole, ecco. È sempre stato indicato il restauro l'operazione che riportava l'opera d'arte alle sue condizioni originarie. Cioè il restauratore, e per questo spesso non artista, doveva ricostruire l'opera d'arte in modo da farla sembrare perfettamente intatta, cioè arrivata ai nostri giorni senza avere subito danni dal tempo. Adesso invece si tende a recuperare intanto l'originale dell'opera d'arte, cioè eliminando tutta una serie di ritocchi e di falsificazioni fatte nel passato, e di conservare invece la parte, la materia originale. Dopo il mio intervento, La superficie della scultura non sarà sostanzialmente molto diversa, cioè l'aspetto generale della scultura sarà particolarmente diverso da quanto sia adesso. Bisognerà avvicinarsi e vedere i dettagli. Ecco, questa parte straordinaria del corpo della Medusa, che ha acquisito questo verde, un color verde acqua, come lo chiamano gli amanti del bronzo, sarà ancora di questo colore. Dove questo colore verde declina nelle zone di sottosquadro, noi vediamo questa formazione di queste gocciolature verdi. Le vediamo sul ventre
del Perseo, lo vediamo sul suo bicipite sinistro e sono sparse un po' ovunque. La parte invece che verrà più interessata dalle puliture è questa zona di depositi misti a prodotti di incrostazione. Vediamo due zone di deposito gessoso, uno sotto l'occhio e uno sotto, circa sotto l'orecchio, e queste due linee chiare che sono come due ferite profonde sul volto del Perseo. Particolare è la parte della schiena riparata all'interno della loggia dei Lanzi, dove si trova uno spesso strato di crosta costituita sì da prodotti di deposito ma anche da materiali, diciamo, manutentivi tipo grassi e cere applicati nei secoli. Alla fine questo bronzo come verrà esattamente non lo so neppure io. Io nasco come restauratore in modo abbastanza casuale. Casuale nel senso che facevo studi di chimica, per questioni familiari dovete interrompere gli studi, e che poi in parte ripreso successivamente, e casualmente al Museo Archeologico di Bologna avevano bisogno di un restauratore di metalli. All'inizio si sfruttavano le poche conoscenze che c'erano, i pochi libri stranieri che riportavano qualche notizia sulle prime tecniche di studio e di intervento sui metalli, e poi siamo evoluti insieme. Io sono invecchiato e la scienza e la tecnica del restauro si è molto evoluta e adesso è fra quelle, diciamo, di prim'ordine. Io credo che per fare il restauratore di sculture, io mi occupo del restauro di bronzi soprattutto, non sia necessario, io perlomeno non sono scultore, non sono creativo, mi sono sempre astenuto da creare qualunque cosa, proprio perché ritengo che il mestiere del restauratore sia un mestiere chi la cultura la capisce, però non la interpreta. Quali sono le tecniche che verranno impiegate per cercare di mettere in luce tutti questi dati? Sono tecniche che vengono normalmente impiegate in campo industriale. Noi nelle parti preliminari abbiamo usato tecniche che vengono impiegate in aeronautica, come le correnti indotte, per stabilire difetti nella fusione. Impiegheremo altre tecniche sempre impiegate in campo metallurgico o meccanico, che sono gli ultrasuoni, sono sempre correnti indotte ma di tipo usate in maniera diversa, velocità di corrosione per stabilire i tipi di corrosione, cioè usiamo un patrimonio soprattutto di prove non distruttive, come si chiamano adesso, che permettono di stabilire e di diagnosticare lo stato di salute e la genesi anche della statua. Tecniche non distruttive perché, contrariamente a quanto si faceva in passato, non si prelevano campioni, ma si cerca di stabilire composizione, spessori, struttura, composizione della lega, con mezzi che indagano la superficie e la struttura del bronzo senza asportarne la minima parte. È una sfida e un sogno anche per un restauratore di bronzi avere la possibilità di per due anni di toccare continuamente questa splendida superficie, di recuperare quanto c'è di recuperabile e soprattutto di poter studiare questa scultura e ripercorrerne la storia. Era questo oggetto molto difficile, sì per la sua grandezza e sì ancora per cagione d'attitudine, e in che io aveva fatta la figura, la quale aveva nella sinistra il gorgone di Medusa, e il braccio ritto, tirato molto indietro con ardita prontezza. E la gamba sinistra piegava assai, le quali cose rendono molto difficile il getto. Thank you.
cosa che mi ha sempre affascinato del Perseo è che il Perseo ha una sua storia, ormai mitica, che è stata scritta dal suo stesso autore, una storia che leggiamo nella vita, che leggiamo nel Trattato della Scultura e che è una storia che a noi piace di ripercorrere a ritroso, servendoci appunto di tutti i mezzi di indagine che abbiamo a disposizione. Ci piacerebbe poter riconfermare quanto Cellini ci racconta, però ci piacerebbe anche scoprire qualche altra cosa che non abbiamo mai saputo da Cellini, come ad esempio stendeva le terre di fusione quando costruiva l'anima. Sono tante cose che ci piacerebbe scoprire. Ecco, questo aspetto indubbiamente ha molto più fascino di quello che è il restauro vero e proprio. Fondere una statua di queste dimensioni nella metà del Cinquecento era un'operazione sicuramente molto difficoltosa, perché non vi erano esperienze di fusioni in un unico pezzo di sculture di queste dimensioni. Gli avversari, in particolare Bandinelli e gli avversari di Cellini, sostengono che il bronzo non arriverà mai alla testa della Medusa. Cellini sostiene che il bronzo è come il fuoco, va verso l'alto e sembra lui aver ragione e riesce a fonderla perfettamente. Ma un difetto c'è ed è questo della caviglia destra, difetto che ci ha molto preoccupato anche durante il trasporto e che Cellini stesso confessa nella sua vita e al quale pone rimedio facendo un rigetto. Il rigetto è di fatto una fusione fatta sulla fusione precedente, dopo aver preparato tutto un particolare apparato di fori tutti intorno per ancorare la fusione, rigetta la parte della caviglia che era venuta difettosa. Dovete pensare che fondere una scultura di questo genere, che pesa 18 quintali, scusate, prevede la fusione di una notevole quantità di bronzo, perché 18 quintali di bronzo sono un bel problema da fondere. Infatti Cellini si sa che alla fine della fusione deve correre dai vicini a recuperare legna, perché essendosi raffreddata la fusione aveva bisogno di scaldarla ulteriormente. E poi c'era il problema di farla colare dentro questa forma. La statua era di cera nel momento in cui viene messa a cuocere dentro la forma, ha tutti i canali, il bronzo scende dall'alto e risale dal basso verso l'alto a riempire la forma. Quindi è tutta una sequenza di operazioni notevolmente difficili, soprattutto se si pensa ai mezzi che c'erano in quei tempi. Adesso per scaldare 18 quintali di bronzo si accende una turbina a gas e si va, allora la cosa era un po' diversa. Se noi guardiamo gli artisti dell'umanesimo, erano dei tecnici, cioè loro lavoravano nella bottega e poi veniva l'opera d'arte, quindi loro avevano una conoscenza della materia tale proprio perché la lavoravano. Che cosa voglio che la tecnologia mi dia per il restauro? Cioè, vorrei che me lo ridia così come l'artista l'aveva pensato e non come magari è stato fatto in altre occasioni. Verrà ripulito, verrà fatto riemergere alcune parti che forse così all'intemperie non si notavano. Spero che torni al suo splendore. Per un fiorentino è una bella immagine il Perseo. È un'opera d'arte impagabile. Alcuni restauri sono sicuramente gli innamoramenti, questo è sicuramente uno degli amori della mia vita.
mia vita. Trovarsi a un mezzo metro di distanza dal volto di Perseo e della Medusa è stata un'emozione che credo che di non aver mai provato, nonostante io il Perseo me lo guardassi col binocolo da 10 anni, perché tutte le volte che andavo a Firenze stavo delle ore davanti al Perseo perché desideravo come un amante sotto il balcone, come Romeo sotto il balcone di Giulietta.